Valeria Cossati annota su un quaderno proibito, che tiene gelosamente nascosto, tutti i piccoli avvenimenti della sua vita. Sua figlia Mirella esce con un uomo molto più grande di lei, che le fa costosi regali, rifiuta le regole di comportamento di una brava ragazza borghese e anzi decide di mettersi a lavorare per rendersi indipendente. Mentre il figlio Riccardo è molto preoccupato per la sorella e minaccia di fare uno scandalo, Michele, il marito di Valeria, sdrammatizza. Ha molta fiducia nell'equilibrio della figlia e la stima molto. Secondo lui, Valeria si preoccupa eccessivamente. Riccardo vuole laurearsi in fretta ed emigrare in Argentina, dove ci sono più possibilità di lavoro. Si è innamorato di una ragazza dolce e timida, Marina, e vuole farsi una buona posizione per potersi sposare. Un giorno viene a colazione Clara, la sceneggiatrice amica di Valeria. Durante la conversazione, Michele confessa di aver scritto un soggetto cinematografico e Clara si impegna a farlo leggere ad un produttore. Per Michele potrebbe essere l'inizio di una nuova vita. Un sabato pomeriggio, Valeria torna in ufficio per sbrigare del lavoro arretrato e scopre con sorpresa che il suo direttore ha un'abitudine analoga. Ci va anche lui tutti i sabati con la scusa del lavoro, ma in realtà per ritrovarsi solo con se stesso, tranquillo. Il sabato successivo anche Valeria ritornerà in ufficio e questo incontrarsi per lavorare in tranquillità, lontano dalle preoccupazioni e dalla routine delle rispettive famiglie, stabilisce fra i due una complicità. Una sorta di amicizia che 10 anni di lavoro non erano riusciti a stabilire. Mirella, svegliati, che è tardi.
caffè. Se apri gli occhi lo vedi. Fiorella, mi spegni sotto il fuoco. Se quando è cotto non sono ancora tornata. Va bene, mamma. Mamma, il giornale. Va bene. Ma che fai, esci così? No, dici. Il papà è pronto? C'è un tardi a messa. Mi piace questo tagliere. L'ho fatto rimodernare. A te sta bene tutto. Se non l'hai neanche guardato. Ma lo so. Ma ancora stai così? Compriamo le paste, mamma. Comincia a far caldo. Mi devo ricordare di mettere le fodere a queste poltrone. Ma non potresti ogni tanto fare un pullover per Riccardo? Ma io ricamo, mica lavoro a maglia. Ciao mamma. Pronto subito, eh? Hai chiamato Clara? No. Non devi preoccuparti anche se non riesci a vendere il soggetto cinematografico. Noi viviamo benissimo, anche senza gli imprevisti guadagnati col cinematografo. Lo so, non è questo. Come dicevi di averlo scritto, così, come si gioca alla roulette. Dopo cena andiamo al cinema. Dovrei andarci più spesso per tenermi al corrente.
Arriva qualcuno. E Alessio, ci ha veduti. Non fuggire. Su, baciami. No, crederà che noi... È quello no. che deve credere. Tornate nel salone, Giuseppe. Vi chiamerò. Sì, signore. Sembra così straordinario come ne parlava Clara. Per me dovrebbero proibirlo, almeno per i giovani. C'è far caldo. Dove vai? Sete. Avanti. Signora Cossati, è la mia segretaria. No, no, la prego, se vuole darci una mano. L'avvocato Quintilli è qui per un contratto urgente e deve ripartire per Milano stasera stessa. Bene, sono qui per questo. Signora Cossati, grazie. E mi dispiace per oggi, ma vista che lei proprio non si poteva evitare. Domani sono solo a casa, i miei vanno a teatro. Canterino nostro figlio da qualche tempo. Certo che Marina l'ha proprio trasformato. Solo una donna riesce a darti questa euforia, questa voglia di conquistare il mondo. Una roba che non vedo l'ora che se ne vada in Argentina. Così finalmente avrò una stanza tutta per me. Nessuno che vada a rispondere al telefono, eh? Pronto? Ah, Clara. Sì. Pronto, Clara? Sono io. Sì. Quando? Anche subito. Ah, va bene allora. Dopo mangiato, d'accordo. Va bene, d'accordo. Ciao. Beh, cosa ha detto? Gli è piaciuto il soggetto? Non so, non gliel'ho chiesto. Se non mi ha detto niente vuol dire che non le sarà piaciuto. Al contrario, se non gli fosse piaciuto te l'avrebbe detto al telefono, è più facile, no? E tu dici, Certo. Riccardo, sbrigati!
sbrigati, è tutta la mattina che sei in bagno. Sbrigati invece di cantare come un cretino. È sempre da tutto il palazzo, Michele. Scusa, scusa. Riccardo, sbrigati, esci da qui, su. Manda. Cosa c'è? Ma dai, sei piuttosto rispettoso con tuo padre. Mamma, mi dai 500 lire? Cosa ci fai? Non vai a mangiare la marittua? Appunto, per non stare senza una lira in tasca, per non sentirmi in disagio. Senti, quando lo facciamo conoscere, papà? Non lo so, una domenica di queste, dai. Mamma, non trovo una camicia pulita. Ma come non... Aspetta, mi vengo io, va. Dai, tu intanto, vai, sbrigati. Mamma! Allora, io vado. Bene. Mirella è in camera sua? Sì, è in camera sua che studia. Allora io vado. Vai, vai. Fai studi, Mirella? Domani sono solo a casa, i miei vanno a teatro. Pazzo. C'ho tanto da stirare, io c'ho. Ha detto che il soggetto è interessante, ma che per vari motivi è di difficile attuazione. E allora? Bisogna correggerlo prima di presentarlo al produttore. È stata molto gentile, sai, Clara, si è offerta ad aiutarmi. Ah, sì? Come? Torno da lei dopodomani che è festa. Lo faremo insieme, credo. Ma i ragazzi? Mirella è andata fuori per una pizza, con gli amici. Però ha studiato tutto il pomeriggio. E Riccardo? Riccardo è con Marina. Ecco, quando non sta con lei ci passa le ore al telefono. Quel ragazzo non studia più. Dai, adesso siediti, via, ti porto la minestra.
vedessi che casa ha Clara. Giovedì è festa, Anna. Credo che dovrò tornare comunque in ufficio io. Mi devo decidere a comprare una cravatta nuova. È andata così, sì. Non gliel'ho detto io. Ah, Valeria. Beh, io vado. Non fare tardi. Anche tu in ufficio. Signor direttore, io avrei finito. Vada, vada pure, signora. Grazie. Arrivederci, signora. Io scappo. Arrivederci. Sabato non potremo vederci perché è la vigilia di Pasqua. Valeria. Che succede, Valeria? Vogliamo essere franchi? Posso parlare? Quando due mesi fa lei mi disse, scherzando forse, no? Che avrebbe potuto anche lasciare il lavoro. Ecco, da allora, col passare dei giorni, ho capito che qui io sarei solo. Solo come sono solo a casa. Lo so perché succederebbe anche a me. Sono tanti anni che non metto piede in chiesa. Ah sì, neanche per i sepolcri. Neanche per i sepolcri. Buonasera, Valeria. A domani. Buonasera. Così pronto, eh? Dovremmo invitare Marina a cena la sera di Pasqua. Dovrei pur dirmi se ti piace, se acconsenti. Piacere a me, deve piacere a Riccardo. Dico, sarà anche la madre dei loro figli domani, eh? Appunto, saranno figli loro. Ma che c'è? È nervoso? No, niente. Sarà per questa guerra, sempre nell'aria. Sono nata e c'era la guerra di Libia. Poi è scoppiata la prima guerra mondiale e io ero ancora piccola. Mi ricordo che in collegio ci arrampicavamo sulle ferriate delle finestre per vedere passare sotto i fascisti, cariche di bombe a mano, i teschi disegnati sulle camicie. E poi quando ci siamo sposati, non sei partito subito per la Abissinia, te. E quando hai rimesso la divisa, nuovamente nel 40, portavi ancora il lutto per tuo fratello, morto, quello in Spagna.
Eppure abbiamo imparato a vivere lo stesso, ragazzi. Mamma, questa volta la guerra non ci sarà. Io andrò a Buenos Aires e tornerò con i soldi per sposarmi. Non ci sarà. Speriamo. Ecco, lo vedi come sei illogica? Sei convinta che la guerra non serve a niente, però non ti domandi, non cerchi di capire perché continuano ad esserci sempre guerra e gente che muore. Speri e basta. Ma queste sono cose che riguardano gli uomini, figlia mia. Ah, certo, se fanno tutti come te invece di capire. Perché tu lo capisci? Io sì. Ah, sì, tu capisci tutto. È per capire queste cose che te ne vai la sera nei ritrovi di lusso a passeggiare in macchina. Certo, anche per questo. Appena esco fuori da questa casa comincio a sentire il bisogno di capire. Basta, Mirella! Vai in camera tua! Ma cos'è, scusa? Non ammetto questi modi! Ma non ho mica detto niente di grave! Basta! Non ammetto i suoi modi rivoluzionari. Né il modo compassionevole che usa per parlarmi. Ricordale che sono suo padre e che ho 50 anni. Mirella. Ma veramente ci capisci qualcosa tu in tutto questo? No. E allora perché? Non lo so perché ho agito così stasera. Perché dici che è tutto diverso appena fuori di casa? Perché è vero, mamma. Prima non conoscevo altra vita che quella che facciamo noi. E poi ho visto i ricchi da vicino. I poveri non dovrebbero mai vedere il denaro troppo da vicino. È lì lo sbaglio. È lì. È quello che vorrei riuscire a vedere chiaro. Che bisogna capire. Ti riferisci alla guerra anche? Sì, anche. Ma anche a te, a me, a Riccardo, a papà. È tutto da rifare. Prova a capirci tu qualche cosa. Per me credo sia troppo tardi. Certo che Clara ha fatto benissimo a lasciare quel buon a nulla di suo marito. La vedessi adesso, una donna straordinaria. Ha conquistato un mondo, una sua indipendenza tutta da sola. Basta vedere come si è affermata professionalmente. Sì, però a caro prezzo. In che senso? Pare che sia una donna che abbia avuto molto amanti, questo sì. E questo che c'entra? È una donna libera, ancora giovane, non fa del male a nessuno. Guarda che è la mia stessa età. Ma che paragoni fai, mamma? Tu hai un marito e due figli già grandi. Michele, mi ami ancora? Sì, insomma, mi vuoi ancora bene? Che cosa temi, mamma? Dovresti saperlo ormai, no? Sei gelosa? Mi chiedo se per Michele sono ancora una donna viva. O se già come sua madre un ritratto sulla parete. Penso che forse sono ancora in tempo per cambiare. Ma lo dico rabbiosamente. Come se volessi prendermi una rivincita. Tuttavia, poco a poco riconosco che potrei sì essere diversa,
ma con un altro uomo. Non più con Michele. Che bella giornata. Ha ragione mia mamma quando dice che l'umore dipende dal tempo. Ho la voglia di una vacanza io. Perché non accetta l'invito di sua zia e va a Verona per una settimana? Ci vediamo dopo, vado a messa con Marina. Allora io mando i fiori a Clara e vi raggiungo a messa. Ciao. Ciao. Fame, intanto ci possiamo sedere, mangiare l'antipasto, vuoi? Ecco, l'hai visto? Oh, finalmente. Hanno portato queste, mamma. Sono per te. Ah. Ah, niente, il direttore, come tutti gli anni. Mamma, tanto a te del direttore non te ne importa niente. Io invece con Marina ci faccio una bellissima figura. Ma no, Riccardo. Ah, no, no. Intanto queste le mettiamo qui e ci sediamo a tavola. Se no, nonna sviene. Buongiorno. Ah, siete già a tavola. Bene, bene. Scusatemi, ma ho dovuto portare io stesso i fiori in casa di Clara. Il fioraio non aveva un solo fattorino disponibile con tutto quello che costano i fiori oggi. E quello cos'è? Ah, niente, il direttore, come al solito. Deve avere molti soldi da buttare via. Beh, non sei gentile. Non si possono comprare i fiori in questi giorni di festa. Le rose costano dalle 300 alle 400 lire l'una. Quelle sono quelle da 400. Quante sono? 24, papà. Ecco, 4 per 4, 16, 4. 9.600 lire. Sì, mi dica, direttore, buongiorno. Può venire un momento? Sì, subito. Buongiorno, desidera. Vederla. Sabato pomeriggio è successo ciò che oscuramente temevo. Guido
Basta, per favore. Valeria. Per favore. I pomeriggi di sabato sono diventati solo insidiosi. Non sono più sereni. Meglio che non venga più io. Allora vediamoci fuori, in un caffè, almeno un'altra volta. È già così poco quello che ci concediamo. Aspettavamo solo te. Mirella, non uscire questa sera. Sì, sì, tanto avevo già deciso di rimanere a studiare. Non mi sento tanto bene. Signor Cossati, allora io me ne vado. Bene, arrivederci. Ah, e la firma? Ma il direttore aveva fretta oggi, se n'è già andato. Ma quando? Almeno un quarto d'ora fa, credo. Clara. Valeria, che piacere. Quando vieni a colazione da me? Non lo so. Uno di questi giorni, va bene? Va bene. Volevo telefonare e ringraziarti di tutto quello che hai fatto per mio marito. E perché? Il soggetto è uno spunto interessantissimo. Quest'uomo che ogni donna dice di essere una persona diversa è molto riuscito. Certo, andrebbe tutto riscritto, eh? L'intreccio è molto torbido, molto scabroso. Sarà difficile trovare un produttore disposto a finanziarlo, perché in questo momento la censura è una cosa tremenda. Io ho detto a Michele di alleggerirlo, ma lui dice che non è possibile. In fondo non ha torto. Il carattere della storia è proprio in quella febbre, in quella specie di ossessione sessuale. Ma non te l'ha fatto leggere? Sì, sì, ma... È un peccato, sai? È proprio un peccato se non si riesce a fare, perché Michele... Michele avrebbe avuto molta attitudine, molte qualità. Adesso scappo. Ti aspetto presto, eh? Grazie. Ciao. Come sta? Bene. Prende qualcosa? Non so, un vermouth. Un vermouth e un negroni. Mi spiace, ma non posso più vederla al di fuori dell'ufficio. Neanche il sabato, mai più. Forse l'ultima volta che ci siamo visti ho detto o fatto qualcosa che le è dispiaciuto. No, no. Ma le giuro che è impossibile. È impossibile. Valeria, io non posso più fare a meno di lei. Non è giusto, Valeria. Non è giusto. Non le sembra che abbiamo anche noi qualche diritto? Mi lasci almeno il tempo di abituarmi all'idea di essere di nuovo solo? Vediamoci ancora sabato, almeno. Va bene. Mirella, sei tu? Sì, mamma. Cosa fai?
Come mai non sei uscita stasera? Sono parecchie sere che non esci. No. Cosa vuol dire questo? Che hai capito che certe cose sono impossibili? Non è per questo. Sandro è a New York. Oh, meno male. Poi senti, siccome non è né tuo marito né tuo fidanzato, davanti a me, per cortesia, non lo chiami per nome. Capito? Mamma, ti prego, non dire nulla contro di lui stasera. Non dire nulla. Torna domani, è già in volo, è sull'oceano. Ho paura. Sta tranquilla e sereno. Voglio ritrovarti, Valeria mia. A volte non mi riesce più di vederti. Ti sei nascosta tra i figli. Quando torno, mettiamo Riccardo in collegio. Voglio averti tutta per me. Qualcosa di te mi è sempre sfuggita. Ora che sono qui solo e ho tanto tempo per riflettere e ricordare, non mi viene alla memoria un tuo solo gesto di affetto. Mi porto appresso un desiderio di te mai completamente appagato. Non è un rimprovero, ma non riesco a ricordare un solo momento di vero abbandono da parte tua. Mamma. Ma che stai a fare lassù a quest'ora, invece di venire a letto? Ma perché mi rimproveri sempre? Ma è mezzanotte. Hai preso questa abitudine di rimanere alzata fino a tardi. Perché non mi hai fatto leggere il soggetto? Ha telefonato Clara? No. Dai, vieni giù. Vieni a letto. Con tutto quello che c'è da stirare. E poi dite di non aver mai le camicie pronte. Scommetto che se avessimo mandato Riccardo a studiare in collegio, sarebbe meno esigente adesso. Non ci scriviamo più lettere ormai. Ci siamo abituati a vergognarci dei nostri sentimenti amorosi, come peccati. Sicché a poco essi lo sono diventati davvero. Le lettere di Michele sono ancora vive, ma sembrano indirizzate a una donna che non mi assomiglia, nella quale oggi non mi riconosco. Nel rileggerle ho perduto ogni speranza di comprendere perché non è possibile. Anzi, domani, quando vedrò Guido, non potrò più ripetergli non è possibile, senza mentire. Sono stanca. Posso fare qualcosa? Sto bene qui. Sì, me la passi pure. Dica. No, io non voglio prendere nessuna decisione senza il parere dell'avvocato Baglisi, che è fuori Roma adesso. E no, anche l'avvocato Cantoni è fuori. È tornato. Ah, mi dicono che è tornato. Sì, era a New York per divorziare. Vieni qua, vieni.
sapevi che la sposavi? Dimmi, lo sapevi? Eh? E hai il coraggio di confessarlo anche. Dimmi almeno che t'ha ingannato, dimmi qualche cosa, dimmi che non lo sapevi. Da sempre. Ma ci pensi qualche volta a noi, Mirella? Eh? A me, a tutti i sacrifici, a tutte le rinunce che ho fatto per te. Tante, che neppure sai. E allora? Pensi di poter essere felice così, senza la tua famiglia, senza di me, senza tutto quello che è stata la tua vita finora? Di, pensi di poter essere felice così? Non lo so. Io penso che tutto c'è rimedio, tutto. Basta evitare il peggio. Sei stata la sua amante, vero? Questo riguarda soltanto me. Che sfacciata. Come fai a parlare così a tua madre? Non ti vergogni? No. Dico, ma proprio non hai il senso della morale, te. Mamma, io rifletto molto, credimi. Io mi domando continuamente ciò che è bene e ciò che è male. Tu hai la possibilità di affidarti a dei modelli convenzionali di bene e di male. Io invece ho bisogno di rivederli secondo il mio giudizio prima di accettarli. Ma che giudizio vuoi avere tu a 20 anni? Ma è proprio adesso che posso ribellarmi. A 40 anni, quando sarò vecchia. Ma non è vero, è proprio 40 anni che ci si ribella, stupida. Non lo so se è vero. Tu sei religiosa, Mirella? Penso di sì. Almeno lo sono stata sinora. Sinora era facile esserlo. Ora saprò se alcune mie idee sono più forti della fede che mi avete insegnato da bambina. E allora? Anche questo riguarda solo me, mamma. Comunque hai pensato che non potrai mai avere una famiglia tua, dei bambini tuoi? Che comunque finirà, Mirella. Eh? Che non sarai mai felice. E tu sei felice, mamma? Certo che sono felice. Io sono sempre stata felice. Anzi, felicissima. Come sei brava, mamma. Mirella, sei tu? Ci sono solo io, mamma. Ah. Che hai 2 minuti, mamma? Che c'è? No, niente, è che volevo fare un conto. Quanto ci vuole mediamente al mese per una famiglia di 2 persone? 2 appena sposati. Ma cos'è, per il tuo esame di statistica? No, così. È che volevo calcolare per prova se potevo sposarmi prima di andare a Buenos Aires. Senti, guarda, io sono molto nervosa sti giorni, eh? Capito? Pensa a studiare piuttosto che a tavolino, non ti ci vedo mai. E neanche la laurea prendi tu se continui così, altro che Buenos Aires. Ecco, non hai mai tempo e voglia di occuparti di me e dei miei problemi. Tanto a te ci pensa Marina, no? Sarei contento. Siete voi, non ci sono più. Che farete? Ma perché Mirella non era a pranzo oggi? Perché è fuori a pranzo con degli amici. Me l'aspetto da un momento all'altro. Vedrai che non tarderà. Questa ragazza da un po' di tempo non sta più in casa. Clara non ha più telefonato? No. Ieri sera ho avuto l'impressione che si sia fatta negare al telefono persino. Senti, Clara, se può aiutarti, stai tranquillo che ti aiuta. Mi conosce fin dall'infanzia, mi vuole bene, conosce i ragazzi fin da bambini. Telefonali tu.
Io? Sì, magari baci, senti che ti dice. Domandale anche della sua vita, così come per caso. Come della sua vita? Sì, chiedile perché è sempre tanto occupata. Mamma, io vado all'università. Se chiama Marina, dille che le telefono da fuori appena so l'orario delle lezioni. Dunque, dille di non muoversi e di aspettarmi. Va bene, ho capito. Puoi andare adesso. Senti, Michele, non ti sarei mica innamorato di Clara? Andiamo, mamma, non scherziamo, è una cosa seria. Va bene, allora vado a trovarla. Quando? Perché non ci vai stasera? Prova a chiamarla. Come stai? Senti, volevo sapere, quando è allora che mi vi piacere? Stasera? Ah, ho capito. Va bene, allora dopo domani. D'accordo. Sì, d'accordo. Ciao, ciao. T'ha detto niente di me? Signora. Sì. È in anticamera che aspetta. Lo faccio passare. Ti accomodi, prego. Buongiorno. Prego, si accomodi. Proprio bene a venire, sa, l'avrei cercata io tra oggi e domani per incontrarla. Mirella è una bambina, lei lo sa, vero? Io sono sicura se lei è qui è perché è venuta a dirmi che ha deciso di allontanarsi per sempre, vero? Al contrario, sono venuto a dirle che non la lascerò mai. Io non ho l'età di Mirella, ho quasi 35 anni. E mi sono convinto che il mio dovere è proprio quello di restare. Perché parla di dovere? Forse Mirella potrebbe spiegarle meglio di me. Che cosa? Forse a lei è difficile comprenderla perché... Perché? Soltanto perché ho 20 anni più di lei? No. E allora? Perché una madre non può ammettere che molte cose nelle quali ha creduto non contino più per sua figlia. E altre nuove invece ha... Sì, lo so, lo so. Lo so. Che voi giovani pensate sempre di poter rinnovare il mondo. Signora, usciamo da tali disastri, la guerra, gli stermini, le distruzioni morali e materiali, che non c'è più possibile pensare e vivere come prima. Chi comprende questo è vivo. E chi non lo comprende è come se fosse già morto. Guardi, io sono perfettamente d'accordo con lei, sa? Perfettamente. Ma se del caso che lei è un uomo sposato. Ha capito? Onestamente devo dirle che in Italia è difficile ottenere la delibazione di un divorzio pronunciato negli Stati Uniti. La vita che sarebbe adatta a noi, che ci renderebbe migliori, è lì, pronta. Ma quelli che non hanno coraggio sufficiente per superare i convenzionalismi sono condannati a rinunciarci. Che bella giornata. Mirella ed io vogliamo lavorare insieme anche per questo, per creare... una coscienza nuova. Non mi piace il ritratto nel quale lei mi ha raffigurato nella sua immaginazione. L'uomo ammogliato, ricco, che insidia la ragazza ventenne. È molto diverso, creda. Noi finiremo per sposarci un giorno, forse. Questo non ha molta importanza. L'importante è l'impegno totale col quale io amo Mirella. E Mirella ama me. E capisce, vero? Peccato.
Forse Mirella ha ragione quando dice che lei capisce, ma ha paura di confessarlo. Vorrei che almeno non ci fosse nemica. Ormai ho preso l'abitudine di mentire. Il gesto di nascondere il quaderno mi è familiare. Sono diventata bravissima a trovare il tempo per scrivere. Ho finito per abituarmi a cose che in principio giudicavo inaccettabili. Non avrei mai pensato di poter arrivare a discorrere tranquillamente con Cantoni. E oggi invece mi sono sorpresa a tendergli la mano per salutarlo, così come avrei fatto con un amico. Pronto, Mirella? Sono io. Sì, novità in casa? Va bene, guarda, io non torno, per adesso, perché ho da fare. Rimango in ufficio. Va bene, pensaci tu, ciao. Signora? Sì? Se lei volesse andare via, tanto rimango io un po' in ufficio. Va bene. Arrivederci, domani. Pronto, sono la signora Cossati. C'è l'ingegnere? Grazie. Pronto? Pronto. Bisognerebbe che lei tornasse subito in ufficio. Sono qui sola io. Volevo ricordarle che ho un appuntamento. Va bene. D'accordo, finisco di mangiare e vengo subito. Dall'ufficio per un po'. Qui è tutto troppo difficile per me. Io non so più dove rifugiarmi, capito? Ho bisogno di un permesso. Voglio andare da una sorella di mia madre per un po' di giorni a Verona. Per staccarmi da qui. Per infrancarmi. E quando? Non lo so, io me ne andrei anche subito, ma non posso lasciare così la casa e i ragazzi. Tra 15 giorni. Mi basta restarci un giorno. Al ritorno posso fermarmi a Venezia, 3 giorni. Anche 5. Verona è vicina. 5 giorni a Venezia. No, ma non possiamo questo, no. Ma perché no? No. Perché non possiamo? Perché... Ne abbiamo il pieno diritto.